Molto vlog 2008. Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video che sarà un po' così, un po' stato nel 2008, ma come vedete la situazione è un po' incasinata in questo momento, ma sono comunque molto 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 felice perché oggi è il day one a casa e sono felicissima, nonostante questa location sia completamente improvvisata. Perché sono in cucina, c'è il materasso in terra che ancora si sta sollevando, ma ci tenevo tantissimo a condividere questa grandissima gioia con voi. Ho pensato di fare questo vlog Day With Me, chiamatelo un po' come volete, per portarvi con me in questo day one nella casa nuova. Ora ve lo dico di persona, grazie, grazie, grazie di cuore, siamo 20.000 e wow! Wow, tutto ciò è successo in un anno e chissà quando saremo l'anno prossimo. Quindi, niente, basta. Ho portato la mia sacca della skincare che mi ha accompagnato durante questi mesi di transizione. Sì, ho una sacca così grande per la skincare e in questo periodo vi giuro che mi sento la pelle tirare tantissimo. Oltretutto, ieri ho rifatto le unghie. Ho fatto un nude e ho fatto una forma un po' più allungata per cercare di valorizzare le mie dita a salsicetta. Vi la farò una skincare super semplice, ho già detersivo il viso. Vado ad applicare il Mineral 89 di Vichy che sto utilizzando da diversi mesi e mi piace da morire. È un siero all'acido ialuronico, veramente idratante e rimpolpante. Oltretutto qua ho un bernoccolo perché ieri ho sbattuto la testa nella caldaia. Poi vado ad applicare il contorno occhi, questo è di Mulac, il Cherry Charge, e guardate, lo amo, ce n'è ancora un pochino, non è che è completamente terminato. Leviga, idrata, il mio contorno occhi preferito di sempre. Infatti mi dite sempre, Ambra, ma come fai a mettere il correttore di Tarte se hai un contorno occhi secco? Segreto, un buon contorno occhi. Utilizzo la mia fedelissima The Make My Day Cream di Yepoda e vado ad applicarla. Oh, che bellezza! Bene su tutto il viso e anche sul collo. Comunque questa luce è veramente brutta, però ho dimenticato purtroppo a casa, cioè a casa, voi direte, ma non sei a casa? Dall'altra parte, vediamola così, lo stativo, quindi sicuramente ne devo acquistare un altro, è un po' così, ora tipo siete poggiati su una mensola della cucina. Vado adesso ad applicare la mia protezione solare 50+, questa è della Eucerin, la Photo Aging Control, bellissima, mi piace tanto, questa è quella che applico quotidianamente. Comunque questa è la luce che entra al mattino in cucina. Quanto è bello! A parte che così la skincare rende molto di più. Quando parlo della casa, vi giuro che mi sento come una bambina che fa il suo primo giro sulle montagne russe perché mi emoziona tantissimo e ancora non ci sembra vero perché sembra qualcosa davvero di surreale avere una casa tutta nostra dopo anni passati in affitto e wow! E abbiamo raggiunto un goal veramente molto molto grande di questi tempi. Adesso vi faccio vedere una cosa. Questo è il materasso che abbiamo acquistato, come vedete è qui in cucina perché l'abbiamo ritirato ieri e l'abbiamo disteso qui sul pavimento in maniera tale che si andasse a gonfiare perché era sotto vuoto. E qua c'è invece il Malm che monterò questo weekend così mi sistemo un po' di roba. E questa è polvere perché Luca ieri ha bucato il muro e mi ha sistemato i faretti. Il tema dello studio come colori sarà colori neutri, quindi bianco, beige, grigio, c'è già l'effetto legno, quindi voglio questi contrasti, magari anche con qualcosa di oro. Quindi le luci le ho prese con luce neutra e tipo fanno una luce bellissima.
E questo è ciò che mi aspetta post lavoro, perché ora sì, devo iniziare a lavorare. Adesso penso che andrò a truccarmi un pochino, in realtà non devo fare nulla se non lavorare e pulire come termino, però volevo farvi vedere come ho realizzato il video del make up precedente, perché tipo eravate super entusiasti. In realtà è molto molto semplice, l'ho realizzato utilizzando 3 prodotti, un ombretto, una matita e un mascara, e volevo un attimino mostrarvelo, poi vabbè, sarò carina per rimanere a casa. Iniziamo. Il make up, come vi ho detto, è super semplice, realizzerò una base viso molto molto leggera, giusto per farvi vedere il make up occhi. La base direi che è già abbastanza idratata, quindi procedo con un po' di Hollywood Flawless Filter, che comunque sapete per me è fondamentale anche quando tipo vado a mettere solo il correttore. Spugnetta umida e vado a tamponare il prodotto. Dopodiché, correttore di Bobbi Brown tonalità Light Bisque. Vado a prenderne un po' col polpastrello perché con questo freddo è abbastanza compatto, e scaldandolo vado ad applicarlo qui nella zona in cui ho più scura. Già questo da solo fa una super differenza. Sto applicando il Dior Forever Skin Correct, questo è nella tonalità 1N. È un correttore che ha una coprenza media, infatti vista la mia situazione occhiaia avrei dovuto usare il Tarte, però voglio terminarlo perché siamo veramente agli sgoccioli e poi comunque devo stare a casa, quindi va benissimo avere una base leggera giusto per essere un attimino in ordine. Direi che un altro po' di correttore non ce lo leva nessuno, vado a fare una seconda passata. Adesso vado con l'Airbrush Bronzer di Charlotte Tilbury, che è questo che utilizzo anche come specchio, e vado leggermente a scaldare l'incarnato. Sono veramente bianchissima. Come blush applico questo di Patrick Ta nella tonalità Do We Know Her e vado ad applicare la polvere. Guardate già con il blush come dà vita all'incarnato, è magico il blush. Passiamo al trucco occhi. Quello che avevo nello scorso video era fatto di soli 3 prodotti. Primo prodotto questo, guardate quanto brilla, è il Chroma Crystal Top Coat di Natasha Denona, questo è nella tonalità Peach. Io semplicemente vado a prelevarlo con il dito e poi lo vado a pressare in questo modo sulla palpebra umida del correttore, così vado ad aderire meglio, e questo è super super brillante. E poi con quello che rimane sul dito vado e sfumo verso il sopracciglio. E poi semplicemente ho preso un Cupid Arrow, potete tranquillamente prendere qualsiasi matita marrone, e sono andata ad applicarla qui leggermente all'attaccatura delle ciglia. Poi con un pennellino a penna ho sfumato e ho allungato leggermente la riga di eyeliner. Poi se volete avere un effetto più diffuso potete sfumare qua i contorni dell'eyeliner, così da non avere una linea netta, e lo portate verso l'interno, quindi non tirate verso l'esterno ma tamponate e portate verso l'interno. Poi con il pennellino sporco vado e ripasso qua vicino all'attaccatura delle ciglia. Concludo col mascara, questo è il More di We Makeup. Nel video avevo le ciglia finte, ma oggi direi che non è il caso, anche perché quando porto gli occhiali non posso portare le ciglia finte, almeno quelle che indossavo in quel video, perché sono talmente lunghe che sbattono contro le lenti. Prova voce 1, prova voce 2, vado ad applicare un po' di cipria, utilizzo questa di NYX, la HD, questa è nella tonalità banana, e vado direttamente con la blender con cui ho applicato il correttore e vado leggermente a tamponare qua per fissare il correttore, e questa cipria vado ad aggiungere anche un po' di coprenza. Sistemo un po' le sopracciglia. Questo è il Brow Fix di Charlotte Tilbury. E poi vado ad applicare la mia matita del cuore, ovvero quella di Astra, la numero 02 della linea Pure Beauty. Ho ancora, come vedete, il balm di Charlotte Tilbury e vado a fare un leggero contorno. Poi l'altra volta ho applicato anche un pochino di illuminante.
vado ad utilizzare questo di Wake Up Cosmetics. Questo è bello perché è veramente molto delicato. Utilizzo il pennello che ho utilizzato per il blush e lo vado a diffondere in questo modo perché, vedete, vi dà questa leggerissima, leggerissima luminosità. Questo è il make-up terminato, guardate alla luce naturale come risulta super bello, super naturale, e guardate l'ombretto, pazzesco, mi piace tantissimo. E nulla, io tra pochissimo inizio a lavorare, quindi vado ad accendere il computer e ci vediamo dopo. Io ho appena finito di lavorare, adesso momento pulizie, sono carica a palla, penso che inizierò dal pulire tutto il bagno e sarà già un gran lavoro, e poi mi sposto nuovamente sulla camera che in realtà è già pulita, però voglio pulirla nuovamente perché oggi sistemiamo il materasso, devo sistemare il letto, quindi voglio che sia tutto perfetto, voglio che la stanza sia tutta super carina e profumata. Buongiorno bellezze, buongiorno e buon risveglio perché mi sono alzata da pochissimo, infatti dico buongiorno perché ieri sera non sono riuscita a terminare il video perché io e Luca siamo andati a prendere delle cose, le abbiamo portate qui a casa, quindi è stata una serata abbastanza impegnativa, alla fine ero stanca, morta, non sono riuscita a terminare il video, tipo sono riuscita a fare il letto intorno alle 21:30 e poi crollata, puntata di una serie TV è crollata letteralmente, è stata una giornata super super impegnativa e lo sarà anche oggi, lo sarà anche domani, dovrò anche iniziare a montare qualcosa nello studio e magari vi faccio vedere qualcosina e fatemi anche sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare vedere lo studio, il tour dello studio, vedere come lo sistemo. E nulla, io adesso devo iniziare a lavorare e quindi ci vediamo dopo. Eccomi tornata come nuova, mi sono data un attimino una truccata, un make up super leggero, oltretutto guardate quanto ho il contorno occhi secco perché in questo periodo non sto facendo da brava con la skincare, non la sto facendo mattina e sera e mi rendo conto che con questo freddo soprattutto il contorno occhi, a parte che ho degli occhiaie allucinanti, però guardate come ne risente quando il correttore tende a migrare molto nelle pieghette e soprattutto perché il contorno occhi tende ad essere secco, quindi non rimane in posizione, tende a migrare e io ho già applicato pochissimo correttore, infatti ho le occhiaie comunque abbastanza a vista, ma la situazione è abbastanza critica, quindi ho preferito lasciare così. Voglio approfittarne anche per aprire con voi la box di Look Fantastic che mi è arrivata ieri e non l'ho ancora aperta, questa è quella di gennaio, quindi direi che l'apriamo insieme così vediamo un attimino cosa c'è all'interno. Un po' cosa c'è all'interno, super curiosa, sembra di ricevere sempre un regalo quando mi arriva la box di Look Fantastic. Allora, primo prodottino che abbiamo, Rose Quartz Youth Defense Lip Plump, interessante, ho le labbra super screpolate quindi sono molto curiosa di provarlo. Poi una crema della Polar, ma questo è per le mani o per il viso? No, è una crema per il viso, notte della Polar, super idratante. Poi abbiamo questo della This Works, è uno spray rilassante, questi vanno vaporizzati sul cuscino, aiutano il rilassamento la notte. Uno shampoo un po' impolverato, vabbè, della Ahava Mineral Shampoo. Poi abbiamo questo, un body wash. Che marchio è? Bubble Tea. E poi questo Bloom, come Blossom. Io rido perché non conosco questi prodotti, ogni volta con le box di Look Fantastic riesco sempre a scoprire dei nuovi prodotti. Hands Up Age Define Hand Cream,
top. Questi due mi incuriosiscono tanto perché, come vi dicevo, la mia faccia cade a pezzi, le mie mani cadono a pezzi e anche le mie labbra, perché in questo periodo, cioè, sono super screpolate. Mi manca tutta la cucina, non vedo l'ora che arrivi, però abbiamo spostato il frigo, l'abbiamo portato ora nel mio studio, l'abbiamo portato qui in cucina e con questa luce magnifica direi che questo video volge anche al termine. Doveva essere un giorno con me e sono stati due giorni con me, ma spero che vi abbia fatto piacere e mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale e poi vi aspetto anche su Instagram e TikTok, lì mi trovate come Ambra Jess Makeup. Per questo video è tutto, io vi abbraccio e vi mando un grossissimo bacio. See you soon!